Buongiorno cari concittadini, torno ad aggiornarvi sulla situazione dei contagi città. Il 25 ottobre Cagliari, la città, aveva 130 positivi e 15 persone ricoverate in ospedale. Oggi, anzi, ieri notte abbiamo 479 positivi e sempre 15 persone ricoverate in ospedale. Anche se questi numeri sono aumentati così velocemente nell'arco di 10 giorni, quello che è importante che la Sardegna è tra le zone ancora più sicure, perché è una zona gialla e la situazione in città è sostanzialmente comunque sempre controllata. Cosa cambia col nuovo DPCM rispetto a prima? Innanzitutto avremo il coprifuoco dalle 22 alle 5, dove ci si potrà spostare solo per motivi di estrema urgenza. Si riduce la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico locale al 50% e avremo la didattica a distanza al 100% invece per gli studenti delle scuole superiori, mentre gli studenti delle scuole medie, delle scuole elementari, i bambini delle materne e degli asili ovviamente continueranno a frequentare in presenza. E proprio sulle scuole volevo aggiornare e anche spiegare cosa stiamo facendo, perché in virtù di questo improvviso incremento dei contagi si è creata anche una situazione tale per cui l'ATS non riusciva a gestire le comunicazioni, quindi abbiamo deciso di intervenire a sostegno e quindi d'ora in poi saremo noi come comune a stretto contatto con i dirigenti scolastici a creare dei provvedimenti di chiusura delle classi, delle ordinanze delle classi o delle scuole a secondo del grado di gravità della situazione. Contestualmente l'ATS farà un analogo provvedimento sulla base della nostra comunicazione e in questo modo da un lato limitiamo il rischio di contagio e garantiamo maggiore sicurezza ai nostri ragazzi e dall'altro offriamo alle famiglie e ai genitori in particolare la possibilità di giustificare l'assenza dal lavoro. Il trattamento poi dei dati e tutta la parte legata al monitoraggio spetta ovviamente all'autorità competente, quindi sempre al sistema sanitario e non al comune. Però il fatto stesso che noi siamo considerati una zona gialla e non una zona arancione e rossa è un messaggio importante che dobbiamo essere bravi a capitalizzare, perché sostanzialmente il governo ci sta dicendo che non siamo una zona a rischio e che se avremo comportamenti prudenti, cioè utilizzeremo le mascherine, continueremo a mantenere il distanziamento sociale, continueremo ad igienizzare le mani e a evitare situazioni di assembramento, rimarremo nella zona gialla. Se invece non lo faremo, correremo il rischio di cadere, scivolare nella zona rossa o nella zona arancione, quindi avere restrizioni maggiori. Quindi il messaggio è molto chiaro, siamo responsabili, siate responsabili come lo siete stati sino ad oggi, perché siete stati molto bravi nel rispettare le regole che ci permettono di essere in zona gialla. Continuiamo a farlo perché in questo modo ritorneremo il prima possibile alle nostre care e vecchie abitudini sociali. Quindi prudenza e come sempre forza Cagliari.